Benvenuti al Wikileaks Podcast, le intercettazioni sul mondo della finanza e degli investimenti. In ogni puntata, Luca e il team di Leaks Invest affrontano i temi che realmente contano riguardo alla finanza personale, al risparmio, ai mercati e all'investimento. Il primo podcast indipendente al 100% da banche e società finanziarie, che ti guida a riprendere il controllo della tua vita finanziaria e ad investire in piena consapevolezza. Questo podcast ha ad oggetto dialoghi di libero approfondimento in materia di investimenti svolti dallo staff di Leaks Invest e da eventuali ospiti con finalità educative, formative ed informative. I contenuti espressi rappresentano le opinioni personali degli autori e non riflettono in alcun modo pareri di banche, società di gestione e di investimento o collegate, da cui Leaks Invest è completamente indipendente. Non viene svolta al suo interno alcuna attività di consulenza finanziaria, consulenza in materia di investimenti o di sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento. Per maggiori informazioni e per leggere l'avviso completo visita il nostro sito www.leaksinvest.com e il nostro gruppo www.wikileaks.com. Buongiorno e benvenuti a tutti nel nuovo podcast del mondo Wikileaks, cioè si chiama proprio Wikileaks Podcast. Io sono Luca Lixi, sono il fondatore di Leaks Invest, del gruppo Facebook Wikileaks, tutti i segreti della finanza, è il gruppo più grande in Italia, più numeroso per quanto riguarda finanze, investimenti e finanza personale. Sono qui con Paolo Di Domenico. Ciao Paolo. Eccoci qua. Come stai? Sì. Come va? Bene, tutto a posto. Iniziamo questa nuova avventura oggi, eh? Sì. vediamo come va, vediamo se siamo abbastanza radiofonici. Poi, esatto. Disclaimer iniziale, se poi alla fine il podcast non se lo fila nessuno, oppure arrivano lamentele, lo chiudiamo e lo eliminiamo. Cioè, come i fondi di investimento, quelli che proprio fanno schifo, non battono il mercato, li eliminano, polvere sotto al tappeto e via. Il podcast, non mi piace questa cosa qua. Dai, quindi partiamo così, di cosa parliamo? Faccio una breve premessa, no? Perché ripeto, la prima puntata e voglio raccontarvi un po' che intenzioni abbiamo. Le nostre intenzioni sono quelle di semplicemente proseguire tutto il lavoro che facciamo anche all'interno del gruppo Facebook, Wikileaks, dove genericamente diamo delle informazioni e facciamo della formazione in questi contesti qua gratuita per quanto riguarda il mondo del risparmio, il mondo degli investimenti e in generale il mondo della finanza personale. Ok, abbiamo reputato che farlo a voce, okay? facendoci sentire durante le nostre conversazioni, perché adesso per esempio Paolo è in Giappone, io sono a Malta, Tommaso era in Silicon Valley, noi anche all'interno del nostro staff ci sentiamo chiaramente via Skype, via telefono, e abbiamo reputato anche utile, insomma, divulgare una parte delle nostre conversazioni, non quelle troppo tecniche o troppo interne all'azienda, perché possono essere utili anche per i risparmiatori e per gli investitori. Infatti il podcast si chiama Wikileaks, intercettazioni dal mondo della finanza e degli investimenti. Ok, esatto. Facciamo così. Di cosa parliamo oggi, Paolo? Che dici? Beh, durante la settimana ho letto molte notizie riguardo al discorso dei pagamenti digitali, quindi potremmo dire che dopo la guerra dello streaming, che un argomento di cui ho parlato 7 mesi fa e che ho preso anche Matteo sul gruppo, è arrivata anche la guerra dei pagamenti digitali. Ma tu sei un grande, diciamo, tu sei un fruitore dello streaming, poi ti dico la mia. Cioè, tu in parte, nel senso che ho due servizi in particolare, Netflix, sì, e Amazon Prime, e Amazon Prime Video. E Amazon Prime Video poi te lo danno esatto, in modo gratuito se sei abbonato, certo, ad Amazon Prime. E no, quello non lo uso molto perché poi a livello di contenuti non è che sia... Sì, sono un fruitore, tipo l'abbonamento di Netflix, di quell'altro, Hulu, HBO, quello che... però cioè, non li guardo, cioè li pago, perché comunque metto magari un giorno metterò a guardare una serie TV, un film, però non li guardo in realtà. Sono particolare perché sento persone che effettivamente sono dei super 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 fan delle serie, conoscono tutti, sì, le film, non lo so, io sarò fatto male io, perché inizio a guardarlo, poi mi distrago e vado un po' a litigare su Facebook, sulle sponsorizzate, cose così, mi viene in mente, preferisco leggere un libro, sinceramente, però diciamo, sono mie preferenze questo. Quindi streaming e carte di credito, effettivamente, o meglio, streaming è un cambiamento con l'ingresso delle grandi aziende tecnologiche nel mondo
bancario nel mondo finanziario. Infatti una notizia, pare si siano messe d'accordo, no? Durante questa settimana. Esatto. Esatto. Cioè, la Apple ha lanciato la Apple Card, tutto uno strascico poi di polemiche, perché pare che, diciamo, i massimali di credito, no? Quindi il plafond su queste carte di credito sia a parità di altre caratteristiche, sia molto più alto questo credito per gli uomini rispetto alle donne. Immaginate il casino che è successo negli Stati Uniti appena si è un po' scoperto questo. E poi Google ha lanciato anche il suo conto corrente, Google Cash, con un gioco di parole con la fonetica inglese, molto carino, e Facebook Pay, insomma. Quindi il settore bancario, tra l'altro, è uno dei il settore bancario, finanziario, del credito, dell'intermediazione del credito, è tra i più arcaici da un certo punto di vista, no? Ok, sembra, in certi casi sembra di essere fermi a 10-15 anni fa, quindi questa è un'operazione importante da parte di questi colossi di realtà, che sicuramente hanno cassa, ok, cassa per fare tutti i tipi di operazioni che vogliono, cervelli, perché sicuramente sono le aziende più ispirazionali, dove i più grandi cervelli vanno a lavorare, per poter anche, diciamo, innovare questo settore. Qual è la tua opinione, Paolo? Esatto, esatto. Diciamo, cambia il mondo dei servizi finanziari e cambiano anche un po' gli acronimi. Gli investitori sicuramente si ricorderanno l'acronimo FANG, che appunto descrive le azioni come Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, che sono le 5 multinazionali tecnologiche che hanno guidato i rialzi di Wall Street in questi 10 anni. Ecco, anche in questo caso cambia l'acronimo, sì. Non diventa più da FANG, si trasforma in FAGA, cioè tranne Netflix, però rimango... No, battutace subito, FAGA, sì? Sì, FAGA, okay. Esatto, non, sì, no, per fortuna. Però se no, esatto. Metti Intel in mezzo pure. Esatto, no? Metti Intel al posto di Amazon, poteva risultare, esatto. Invece, già è andato a donne di neanche 10 minuti, già tutto. ci mettono subito i contenuti espliciti. Quindi sì, diciamo, esatto, diciamo che le aziende comunque che stanno guidando questa rivoluzione sono sempre quelle lì, quindi è interessante comunque, e dopo ne parliamo fra poco, vedere come non è un caso effettivamente che siano proprio queste le aziende che vogliono rivoluzionare questo settore. Queste aziende, infatti, la prima che mi viene in mente per numero di utenti che raggiunge è Facebook, perché Facebook raggiunge circa 2,4 miliardi di utenti in giro per il mondo. Su 7 quindi, miliardi è qualcosa, cioè, veramente, è una roba, sì, è una roba veramente anche su questo, insomma, è pazzesca, è una roba pazzesca, e ci ha provato con Libra, poi un progetto che per ora è stato bocciato dalla burocrazia, insomma. Poi anche, diciamo, i potenziali partner finanziari come Visa e Mastercard si sono un po' defilati tendenzialmente. Ah. Insomma. Esatto. Anche perché poi, Luca, non è che se poi vai a guardare il progetto non era una vera e propria rivoluzione, era comunque un surrogato, cioè una valuta digitale che comunque per funzionare doveva essere ancorata delle valute di base, quindi come dollaro, l'euro. E anche titoli di stato a breve termine, cioè non c'era niente di innovativo, una roba super centralizzata, peraltro, che comunque non sussisteva neanche uno dei requisiti per il mondo delle criptovalute, della decentralizzazione, quindi, diciamo, tanto rumore per nulla, poi vediamo come muoverà. Esatto. Questa, diciamo, questa cosa, ad esempio, l'ultima notizia, quella su Google, quello che sta facendo Google è leggermente diverso, ad esempio, da quello che sta facendo Facebook, Amazon, o anche la stessa Apple, perché Google è l'unica tra queste quattro che vuole proporre, proprio ha proposto un conto corrente vero e proprio. Esatto. E quindi chiaramente si appoggerà a Citibank per farlo, quindi chiaramente tutte queste aziende si appoggiano a delle primarie banche internazionali poi per mettere su tutta la baracca, perché altrimenti da solo. Poi ti racconto una roba di Citibank, adesso continua pure, adesso me lo ricordo. Okay. Vai. E quindi chiaramente un conto è scambiarsi denaro a vicenda, quindi quello che vuole fare ad esempio Facebook, e quindi perfetto, che poi andrà
ad attaccare business come quelli che hanno aziende come TransferWise, PayPal, Venmo, che tra l'altro è di proprietà di PayPal e che è un'app che è molto utilizzata, ad esempio, dai millennials americani. Un conto trasferimenti invece... di denaro, dai, trasferimenti di denaro il più veloce possibile, però senza tutta l'architettura bancaria dietro, insomma, dai. Esatto, un conto è quello che ha proposto Google, cioè un conto corrente vero e proprio, quindi un conto dove tu puoi depositare del denaro. Lì io credo che andrà incontro, chiaramente ci saranno delle difficoltà, perché lì ti devi scontrare poi con tutta, come si può dire, con tutta le normative, perché poi è lì proprio, entri proprio nel business di quello che fanno le banche poi dalla mattina alla sera, quindi a livello anche di normative, regole da seguire. Guarda, più che altro secondo me a livello di normative, dove sinceramente queste big del tech non avranno problemi chiaramente ad assoldare più grandi studi legali, a mettere tutti i soldi possibili e immaginabili per essere compliance, per essere regolari da questo punto di vista, la domanda è più che altro, cioè la gente li metterà i soldi dentro Google? Secondo me sì, decisamente sì, cioè, perché queste, la realtà è che a queste società qua abbiamo già dato una delle valute più preziose, che sono i nostri dati, cioè la realtà è che su Google, cioè, facciamo delle ricerche tra le più imbarazzanti possibili anche, no, se vogliamo, quindi la realtà è che stiamo dando delle informazioni, stiamo dando dei dati. Questo denota comunque, non in alcuni casi magari un po' di, come si può dire, ingenuità, in tanti altri casi denota comunque fiducia, perché sappiamo che hanno le loro tecnologie affinché sia tutto condotto in sicurezza. Immaginiamo che non abbiano motivo di usare contro di noi queste informazioni molto sensibili, quindi secondo me non ci sarà un problema di fiducia che impedirà alla gente di mettere, diciamo, del denaro su questi conti, che saranno chiaramente solamente una, ma io penso che la gente metti i soldi sulla banca di credito cooperativo, no? di Framanzano sul nome, su Google, quindi quello non sarà proprio un problema. Però dicevi un po', quindi Google ha adottato questo approccio? Sì, ha adottato questo approccio. Ecco, riguardo al discorso esatto che facevi prima, per quanto riguarda i dati, esatto, quando si parla di dati, di big data, potremmo dire che esatto, la valuta del futuro sono questi dati, che sono non solo pochi, sono miliardi di dati. Chiaramente i big data significa andare poi a estrapolare dei dati che poi tu puoi in qualche modo convertire in qualcosa, dalla quale tu interpretare in linea di massima. Interpretare, ecco. Per poi, sì. Esatto. Addirittura, ad esempio, su Facebook la maggior parte delle persone dà i dati volontariamente. Cioè non c'è nessuno che ti impone di mettere i dati. Quindi, a differenza dei classici sondaggi del cavolo, quelli a freddo quando ti chiamano a casa oppure quando ti fermano al centro commerciale, è addirittura anche una scocciatura. Esatto, risposta, lì non stai pagando, quindi molte volte se ti fermano e insomma ti trovi incastrato, tendi anche a dare delle risposte non veritiere, giusto perché te la vuoi levare dalle balle il prima possibile. Invece è interessante perché su questi social network si fa fatica a mettere, soprattutto quando andranno queste aziende andranno a tracciare i nostri consumi, si farà fatica a mentire su quello, esatto, che perché allora... Il discorso è assolutamente questo, l'avevamo anticipato diversi anni fa anche sul blog e sul gruppo tendenzialmente. Chiaramente questi colossi sono interessati a entrare nel mondo bancario e finanziario, ma non certo per gestire dei conti correnti a zero spese, ok, queste fesserie qua, oppure per erogare semplicemente delle carte di credito e prendersi magari anche il rischio di insoluto di un privato, cioè, non è questo che gli interessa, come neanche gli interessa assolutamente essere considerate banche da un punto di vista finanziario, ok, parliamo di multipli nelle valutazioni delle aziende, chiaramente le valutazioni di una banca sono molto più basse come redditività delle aziende, cioè delle valutazioni che invece già hanno i colossi, quindi non gli interessa proprio, anzi questo lo vorranno sicuramente evitare completamente di venire considerate banche sia dalla comunità di investitori che dall'opinione pubblica. Ciò che gli interessa sono i dati, nel senso che la realtà è questa, come hai detto esattamente tu, sui sondaggi di mercato, tutte queste cose qua, queste belle cose che non servono a niente, la gente può assolutamente mentire e lasciano il tempo che trovano. Sulle abitudini di acquisto, quelle reali, concrete, dove la gente effettivamente ha aperto il portafoglio, non si può mentire, e ti dirò di più, non è che non si può neanche mentire, da un certo punto di vista non c'è niente di più affidabile, non c'è niente di più veritiero e di più intimo, ok, di verificare come le persone spendono il loro denaro. Questo è un discorso che facciamo anche all'interno di Lixi Strategy e all'interno di Massima Renda, dove ovviamente tutta una parte è quella di andare a capire, fare un'analisi
ok, sulle proprie abitudini di spesa, sul proprio tenore di vita. Quello che cerco di far capire ai nostri clienti è che, attenzione, non stiamo facendo questo discorso qua di analisi, che può essere un po' palloso, di controllo di quanto spendiamo, dove lo spendiamo, per risparmiare i centesimi, per romperci le scatole, per perdere tempo. Lo stiamo facendo per capire effettivamente dove andiamo a spendere i nostri soldi, perché dove andiamo a spendere i nostri soldi dice molto delle nostre priorità. Faccio un esempio banale: se spendiamo il 20% del nostro totale spese sull'auto, ok, e magari, che ne so, il 15% per i figli, faccio un esempio stupido, la realtà è che stai dicendo, votando con il portafoglio, che è l'unico voto che conta, che la tua auto conta più di tuo figlio. Questo possono emergere dei dati di questo tipo qua, ma i figli tendenzialmente sono sempre una spesa estremamente importante, ci mancherebbe altro. Però capisci bene qual è l'importanza, diciamo, delle spese che sosteniamo anche da questo punto di vista, perché come spendiamo i soldi dice molto di chi veramente siamo, di cosa vogliamo, di cosa conta per noi, quindi anche di una scala di valori che si può seguire, insomma. E capirai quanto questi dati interessano ai colossi del tech, ma per rubarci dati e condurci in schiavitù, no, semplicemente per venderci delle cose. Cioè vogliono profilare le nostre abitudini di acquisto, che, ripeto, fanno emergere quello che ci piace, quello che non ci piace, quello che conta, quello che non conta, per poi venderci meglio degli altri servizi. Io la penso anche da un punto di vista positivo in questa cosa. Gli altri servizi che puntano a migliorarci la vita, puntano ad agevolarci in quello che facciamo, puntano a intrattenerci, se parliamo appunto di tutta la piattaforma di segno, ne parliamo tra poco. E quindi questo è un po' l'obiettivo. Lo fanno a scopo di lucro, ovviamente, certo, lo fanno, certo. Però questo è un po' l'obiettivo. Utilizzano questi dati per farci un marketing migliore e un marketing più mirato. E dal momento in cui quei dati ce li hanno in casa, perché gestiranno sistemi di pagamento e conti bancari, saranno ancora più agevolati. Questo è ciò che succederà, a mio avviso, da qui ai prossimi anni. Esatto. Sì, probabilmente, esatto, c'è un grandissimo interesse, perché chi riuscirà a mettere le mani su questi dati, in qualche modo, Luca, riuscirà a mappare l'intera umanità dal punto di vista degli usi e i consumi. Sì. Quindi sì, effettivamente potrebbero esserci qualche problema a livello di, me lo metto tra virgolette, privacy, ma sono d'accordo. Effettivamente, se tu non aspetti più. È legato a questo scandalo di Cambridge Analytica, questo sono assolutamente d'accordo. Sì, qualche criticità da quel punto di vista sicuramente emergerà, però sì, comunque è il progresso, è il mondo che va avanti, e credo che... Io, lo sai cosa, lo vedo anche, lo potrei collegare al discorso dell'educazione finanziaria, perché nel momento in cui tu comunque hai un'app o comunque un qualcosa che ti aiuti a gestire le tue spese, perché le vedi in tempo reale sul cellulare, cioè tu capisci anche in quel momento che cosa stai spendendo, quindi ti dà anche a te una specie di regola, hai capito, su come spendere il tuo denaro. Io la vedo anche, certo, ci vedo delle cose critiche sulla quale ragionare, però ci vedo anche degli aspetti positivi. Allora, e sulla prego, continua, scusa Paolo. Sì, su questo discorso di gestire le finanze personali, passare alla completa digitalizzazione, chiaro, qui possiamo aprire poi diversi aspetti, potremmo anche aprire il discorso della completa eliminazione del contante, che sta diventando sempre più realtà in Europa, e probabilmente con la Lagarde alla guida della BCE veramente diventerà realtà. E allora tu dici, nel momento in cui tu lì togli completamente il contante dalla circolazione, è una specie di limitazione alle libertà personali. Perché se tu... Questa è anche la mia opinione. Sì, io credo che ci sia questo di problema, effettivamente. Perché poi, nel momento in cui io non ho più il controllo sul mio denaro, nel momento in cui c'è un ente regolatore che può fare del mio conto corrente quello che vuole, o comunque magari applicarmi una tassa, cioè, adesso faccio un esempio, ma nel momento in cui un ente, perché è chiaro che ci sarà sempre un ente che regola e che sta sopra di noi, siamo in questo mondo qui. Quindi, perdere completamente questa libertà, che è una libertà importante, credo, dell'essere umano, cioè potremmo dire la libera circolazione del capitale, ecco, questa cosa voglio dire. Anche la libertà di disporne come meglio crede. Okay. Come meglio crede. C'è dell'illecito, quello che non si capisce anche nelle varie discussioni in generale, è che l'illecito non è spendere del denaro in contanti.
L'illecito eventualmente è in come gli hai fatti questi denaro. Cioè, non esiste, non è il fatto che una persona spende del denaro in contanti e una alert, un campanello d'allarme, non è niente. Cioè, se c'è stato dell'illecito nel come li ha, diciamo, li ha prodotti, è un altro discorso, ma ci sono tutti gli organi di competenza che dovrebbero verificare a monte che tipo di operazioni ha fatto questa persona. No, esatto. Deve essere penalizzato nel momento in cui li va a spendere, non è un campanello di niente questo. Ti dico un po'. Dimmi Paolo, vai. Esatto, e finendo su questo argomento, perché in Italia c'è la storia, ma se pagassero tutti, tutte le tasse, allora il governo tasserebbe di meno. Io non credo proprio. Esordiamo con le parolacce, se no non è così. Se tutti pagassero le tasse, il governo incasserebbe ancora più soldi con le tasse. Esatto, e ti tasserebbe ancora di più. Gli sprechi non sarebbero 100, gli sprechi sarebbero 200. Cioè visto che ci sono più soldi, sarebbe legittimato a spendere di più. Quindi qui c'è proprio un problema di regolatori centrali dal punto di vista finanziario, dalle banche centrali che hanno creato il disastro che hanno creato, e poi magari in un'altra puntata ne parleremo, e poi un punto di vista politico e della società e del governo, che come ente centrale io credo stia andando verso terreni inesplorati, verso grosse difficoltà, poi con la crisi del welfare state di cui tu hai parlato negli ultimi anni. Quindi poi questi sono tutti argomenti, vedete qui poi si espandono argomenti a destra e a parlarne 2 ore, facciamo mezz'ora di podio, no, facciamo 2 ore e mezzo, ne facciamo, lo tagliamo 10 puntate, cavolo. Veramente, guarda, su Cambridge Analytica, no, quindi sulla potenzialità di queste grandi aziende di influenzare non solo quindi dal lato consumi, ma anche dal punto di vista politico, tendenzialmente questo è il concetto, no? Quindi come possono influenzarci e tra virgolette farci comprare delle mutande coi cavalieri dello zodiaco, facendoci apparire delle sponsorizzate. Allo stesso modo questi colossi potrebbero influenzarci per votare qui o per votare là. Secondo me è un non problema. È un non problema perché enti, istituzioni o altro che hanno cercato di influenzare, e io dico anche manipolare, ok, i voti, cioè, manipolare il voto delle persone, esistono da quando esiste il voto stesso. Cioè, no. Cosa che la guarda, da un certo punto di vista è meglio che una grande azienda, c'è il suo interesse, eccetera, ma che la faccia un partito politico o che la faccia qualunque altra istituzione, è sempre propaganda, è sempre influenza, è sempre un tentativo di manipolare e di modificare le abitudini di voto, quello che vorrebbero votare le persone. Cosa si fa in questo caso qua? Si cerca di non farsi influenzare, cioè, si studia, si fa ricerca, si cerca di ragionare come degli individui liberi, perché più sei un individuo libero, più sei un individuo consapevole, meno sei manipolabile, meno sei vulnerabile, e più così, insomma. Questo è un po' il discorso su Cambridge Analytica che volevo chiudere. Sul discorso contante, no, esatto, perché anche me poi scrivo queste cose, no, su Facebook, sul blog, no, è perché tu vuoi evadere, no, che non c'è. No, io pago tutto con carte di credito, ma non incasso solo così, perché siamo un'azienda digitale al 100%, io non ho contanti, però reputo, cioè, quella che è una mia scelta, una mia preferenza, ok, non deve diventare la regola per gli altri, perché se ci sono delle altre persone che si trovano meglio così, pagando in contanti, cioè, io voglio, mi batto assolutamente affinché questa loro libertà sia garantita. E ti dico un'altra cosa ancora, però, da un punto di vista di finanza personale, la realtà è che col denaro elettronico, quindi pagamenti elettronici, carte di credito, app sul telefono, ci accorgiamo meno, ok, dell'esborso che stiamo sostenendo, ok, questo, quindi spendiamo di più, cioè la realtà è questa, che spendiamo di più, quindi è anche un male da un certo punto di vista avere tutto tramite pagamenti elettronici, gestire tutto così, è comodo e il mondo andrà verso quella direzione, è inevitabile, è normale, però da un punto di vista di finanza personale va anche capito una cosa, ripeto, che se hai dei soldi nel portafoglio, ti escono quei soldi per comprare un bene, ok, non è che quei soldi vanno da te al commerciante e non tornano più indietro, cioè lui ti dà il bene, esatto, che hai comprato, esatto, e va. Quindi c'è uno scambio e la tua mente lo capisce. Nel momento in cui paghi con carta di credito, gli dai la carta di credito, ok, fa la sua bella strisciata e te la rende, il tuo cervello non riesce, cioè si incasina un po' da questo punto di vista. È meno doloroso il fatto di aver dato qualcosa come delle banconote che non ti sono più tornate indietro a una carta di credito che ti torna indietro. E immaginati oggi con le contactless, ok,
quanto questo dolore derivante dall'aver dato qualcosa, in questo caso dei soldi, è ancora più labile, perché neanche gliela dai, la appoggi e basta, in tasca. E questo, sì, ripeto, sì. È un problema, tra virgolette, va conosciuto, va compreso, che porta, cioè se non c'è un po' di autocontrollo, un sistema di analisi e controllo delle spese, senza essere dei maniaci, chiaramente, però bisogna capire un po' dove vanno a finire i soldi, può essere un po' pericoloso, perché no, si tende magari a sovraspendere, anche e soprattutto chi soldi ne ha. Perché se una persona guadagna 800, 900 euro al mese, non è che può spendere quel cazzo, a un certo punto finiscono, inutile che paga con carta, perché trattazione negata. Però se una persona ha, cioè, potenzialmente ha capacità illimitate, e in questo modo qua deve semplicemente concepire che non sente più il dolore che sentiva quando pagava in contanti, attenzione, perché potrebbe essere, diciamo, pericoloso. Sì, è qui, esatto, poi ci ricolleghiamo al discorso dell'educazione finanziaria. Sì, io, esatto, anch'io sono d'accordo su questo discorso, sono d'accordo anch'io, con le carte di credito. In Giappone, dimmi un po', in Giappone, perché lì pagano tutto con carta, immagino. Cioè, sono, sì, allora, qui, esatto, qui è una cosa spettacolare. Allora, devo dire che sono rimasto sorpreso, nel senso che ci sono ancora molti esercizi commerciali che accettano i contanti. Sono rimasto sorpreso, perché ho detto nel posto più, poi sono a Tokyo, cioè nella, una delle città più tecnologiche al mondo, sì, pagano ancora. Io, Tokyo, ho nell'immaginario collettivo, no, della gente della nostra generazione, cioè gli anni 90, gli anni 80, ma tutto super tecnologico, super videogiochi, ma è ancora così, dai, fantastico. Sì, su alcune, esatto, ma su alcune realtà sì. Poi è chiaro, il 70-80% dei pagamenti io li ho visti fare con lo smartphone. Con lo smartphone, quindi hai la carta, hai la tua carta di debito o di credito registrata, ad esempio nel wallet di Apple Pay, e paghi direttamente col cellulare. Io stesso, sì, contanti ne uso poco, magari in quegli esercizi. Alcuni esercizi accettano solo contante, ad esempio, però sì, la maggior parte vanno di carte, esatto. Poi qui, vabbè, c'è un uso proprio smodato dello smartphone, cioè è una roba assurda, cioè 3-4 smartphone a te, io non ho mai visto una roba così, sembra di essere in Blade Runner 2055. Sì, sempre attaccati ma lo sai perché? Perché nella giornata hanno molti momenti morti, sì. Cioè non è come da noi che magari devi far poca fila da una parte e boom, compri e vai a casa. Qui le persone, col fatto che molto spesso abitano anche fuori Tokyo, e la zona metropolitana di Tokyo è una roba assurda a livello di grandezza, la gente sta fuori praticamente 15-16 ore al giorno, quindi magari si fa un'ora di metropolitana per arrivare, ammazzano il tempo così, insomma. Esatto, sì, col cellulare. Quindi serie TV, che ad esempio lo streaming va da Dio, li ho visti molti, ad esempio, non sapevo fossero appassionati di Walking Dead, ma anche di altre serie anche di altre serie che vanno molto in Occidente, e quindi riempiono questi tempi vuoti, perché per fare la fila, per prendere il caffè da Starbucks, per fare la fila al ristorante, loro hanno molti, non fanno le pause come le facciamo noi, quindi il pranzo da un'ora e mezza che parte dall'antipasto come il tempo la siesta, sì, esatto, poi ti portano via con l'autoambulanza dopo le 6 portate. Cioè qui non esiste sta cosa qui, cioè qui magari mangiano un piattino di roba alle 10 di mattina, mangiano tante volte nell'arco della giornata, non esiste la pausa di un'ora e mezza, è tutto molto veloce, e riempiono questi spazi all'interno della giornata concedendosi. Però sì, è una roba assurda, Luca, cioè tutti i contatti umani proprio limitati allo zero virgola, tutti con lo schermo davanti alla faccia, è sempre una roba da un certo punto di vista. Poi, ma ascolta, ma in Giappone è sviluppato come anche in Cina, no, i sistemi di WeChat, tutte queste cose qua, dove si può, cioè si vive effettivamente lì all'interno. Anche in Giappone è la stessa cosa, che tu sappia. Allora, questo qui non te lo so dire esattamente, ma io credo che ce l'abbiano un'app. Perché qui chiaramente. Poi prendi il primo giapponese che becchi dopo. Ma che cazzo ti facciamo con il cellulare? Cos'è che stai tutto il giorno lì? Io credo che sì, all'interno del Giappone abbiano un'app che un po' sia tipo un ecosistema, esatto, come WeChat. Perché è diverso, sì, questo non c'è ancora da noi, dove comunque si non esce. C'è, sì, esatto. Cioè, in Cina con WeChat fanno praticamente qualsiasi cosa. Tra l'altro, ho letto questa notizia, che sia WeChat che Alipay
WeChat, cioè ci sono due servizi di pagamento digitali, WeChat Pay, che è di proprietà di WeChat, e Alipay, che è un'azienda affiliata dell'Alibaba. Queste due... Di Tencent WeChat, no? Di Tencent. Di Tencent. E queste due aziende che offrono questo servizio di pagamento digitale stanno aprendo, sono cinesi, e stanno aprendo queste app ai turisti occidentali. Quindi se tu vai in Cina, la Cina per agevolare evidentemente la circolazione di... per agevolare anche il fatto che i turisti non debbano cambiare dalla loro valuta la diffusione anche, sì. Esatto, alla diffusione, esatto, anche della loro, certo, della loro... Sì, esatto, di questo sistema, stanno aprendo questi due sistemi. Quindi tu puoi, da occidentale, da turista occidentale, puoi scaricarti sul tuo cellulare l'app di WeChat Pay o Alipay, certo, per pagare negli esercizi. Ti registri la tua carta nell'app e puoi direttamente pagare. Quindi vedi, anche questo discorso è molto importante, perché con Sergio all'interno dell'X-Files io ne ho parlato spesso di questa cosa, e cioè la Cina, che da qui a 10 anni potrebbe diventare la prima potenza economica, finanziaria e militare a livello globale. Per fare questo, chiaramente, deve togliere dei limiti a livello finanziario, cioè deve permettere la libera circolazione dei capitali. Ad esempio, deve permettere, come fa l'America, di emettere, ad esempio, di permettere ad aziende estere di emettere debito nella loro valuta di riferimento. Come fa l'America? Ad esempio, un'azienda italiana può emettere debito in dollari per renderlo più appetibile sul mercato. Lo Stato stesso, italiano, qualunque uno Stato europeo può emettere in dollari, certo, il mercato, esatto, di capitali più efficiente. Questo fa parte di tutta una visione. Quindi se la Cina continuerà su questo processo di libera circolazione di capitali, e quindi magari di far entrare anche delle banche occidentali all'interno della Cina e farle operare alle stesse condizioni delle banche cinesi, è molto probabile che da qui a 15 anni, 10-15 anni, la Cina possa diventare la capitale finanziaria del... È verosimile, come andrà non lo possiamo sapere, però effettivamente, insomma... La direzione è quella, Luca, ma più che altro... Perché sono delle macchine da guerra, cioè non delle macchine da guerra nel senso che fanno la guerra, anche se potrebbero farlo, sono dei robot, cioè hanno una dedizione, un impegno che non è replicabile. Non è assolutamente replicabile. E più che altro, Luca, noi siamo stati abituati a vedere la Cina come il paese della manifattura mondiale. A basso costo, A basso costo, dove fanno gli ombrellini, le tazzine, le cose così, ma vanno a Chinatown e compri le cavolatine. Certo. Io posso dire col cavolo. Il fatto è che lo sviluppo della Cina in questi ultimi 10-15 anni è avvenuto talmente velocemente che l'Occidente non se ne è reso conto, e adesso questa cosa non si può più fermare. E sto notando, l'ho scritto anche in una lettera di gennaio per gli investitori di X-Files, la Cina sta diventando leader in settori chiave per l'umanità nei prossimi anni, come l'intelligenza artificiale, come la robotica, come il discorso del 5G. Vedete la storia di Huawei? L'amministrazione Trump si è resa conto che lo sviluppo cinese, lo sviluppo tecnologico cinese gli sta scappando di mano. Una notizia su Facebook, no? L'ha pubblicata un amico, Lucio, che è dalla Cina che è arrivato il treno del futuro Milano-Roma in meno di un'ora. Cioè, si potrà fare con questo treno qua, praticamente. I treni italiani. Ti viene un po' da ridere, come veramente non sia un mondo a due velocità, è un mondo, cioè, a quattro velocità, cioè dove l'Italia è nella terza barra quarta velocità verso il basso, chiaramente. Sì, assolutamente. Anche perché, ma sai cosa? Cioè, io credo che ci sia anche un discorso a livello politico. Cioè, l'Occidente, guarda quello che sta succedendo in America per quanto riguarda la politica, cioè se ne tirano dietro di peste e corna. Cioè, in America sta diventando non è un podcast politico, quindi insomma non esprimo opinioni da questo punto di vista, però vedo che oggettivamente mi sembra ci sia un attacco e un disprezzo al capitalismo da un certo punto di vista. Magari anche parlo anche delle parole di Ray Dalio con i grandi investitori, per cercare un po' di migliorarlo, tenendo presente che questi grandi investitori comunque, come si può dire, ormai sono istituzionalizzati, non so, devono dire determinate cose, parlano, cioè, di Gates, Ray Dalio, no, le opinioni sono molto, come si può dire, istituzionali, però effettivamente vedo una campagna molto votata da una parte politica, l'anticapitalismo, non che l'altra parte sia meglio, non mi interessa, non è questo l'oggetto, però mi preoccupa. Esatto, cioè, non c'è più il dialogo politico, capito? Non c'è più una visione, quindi la politica si è ridotta a dare la colpa a uno e all'altro, senza che però si faccia un piano da qui a 15 anni, un piano di sviluppo economico. È quello che però invece ha la Cina, per quello che la Cina corre veloce. Perché? Perché lì c'è il Partito Comunista Cinese, c'è un capo, uno che parla,
E ha un, quindi loro possono fare progetti che a me non piace, mi fa cagare questo modello qua, cioè, ti dico la verità, mi fa assolutamente schifo, poi potresti non essere d'accordo, però questo, diciamo, da un certo punto di vista, da un certo punto di vista, però diciamo è una pianificazione statale, quindi assolutamente per me non va assolutamente bene, ok, e da un certo punto di vista però, cioè, noi non c'è magari una pianificazione statale così forte, ma c'è comunque una burocrazia e una pianificazione statale comunque di un livello più basso che ingessa tutto, ok? Ingessa tutto, esatto, è quello lì. Cioè, sono due cose che non vanno assolutamente bene comunque. Vediamo come andrà, anche perché c'è, in realtà c'è il Partito Comunista, quello che vuoi, cinese, cioè, è più capitalista. È più capitalista, esatto. La patria del capitalismo, gli Stati Uniti ci sono quelli là che vogliono mettere la tassa al 70%, di nuovo... scuole pubbliche, invece i cinesi fanno più carcere, il Partito Comunista Cinese fa più capitalismo degli altri, il mondo al contrario, diciamo, chi ci capisce, il mondo al contrario, effettivamente. Però Luca, bisogna dire che hanno una visione, ecco, hanno una visione di medio-lungo periodo, cioè 25, 30, 35 anni, quello quello sicuramente bellissimo periodo, esatto, questa è una cosa che aiuta tanto, aiuta. Anche uno spirito di sacrificio importante. Boh, vediamo. Andremo tutti in Cina, Paolo, che tanto te sei già in Giappone, te sei esatto, Tommaso nell'area Pacifico, quindi comunque ci arriva molto in fretta. E poi, poi chiudiamo con questo pensiero qua, perché alla fine quant'è che siamo rimasti? Siamo già oltre la mezz'ora, hai visto, insomma. Quindi noi potremmo parlare tutta la giornata. Andiamo fino a domani mattina. Sì, sì, sì. Cose di cui parlare, ne parliamo un'altra volta, alla prossima puntata. Il discorso è un po' questo, là. Il mondo è grande, però è anche piccolo, ormai la globalizzazione ci si può muovere davvero come si vuole, mi sembra banale questo, cioè, penso anche semplicemente a me, dove è da un mese praticamente che è la testa in Giappone, e Tommaso, no, il nostro direttore marketing, era in Silicon Valley, e quindi praticamente, cioè, tu mi scrivevi a una certa ora, lui a un'altra ora, io sono qua in Europa, quindi 24 ore praticamente l'ho connesso con voi, è una roba terribile, perché davanti sulle due sponde del Pacifico, però questo è anche bello da un certo punto di vista, perché sì, ripeto, è una cosa spettacolare, assolutamente. Verità, cioè, ancora noi anche lavoriamo completamente in modo digitale, lavoriamo dove vogliamo, lavoriamo tanto, no? Chiaramente io lavoro da qui in piscina, tra queste minchiette qua, perché lavoriamo ovunque siamo, però lavoriamo veramente. E lo si può fare oggettivamente oggi, e questa è una ricchezza importante. Io penso che comunque, perché lo sappiamo, il pessimismo in generale che aleggia sull'italiano medio, no? Questo è un po', sì, questo è un po' il concetto. Beh, chiaramente se rimani in un posto un pochino, cioè, declinante, non dico dai degradato, perché sennò è un posto declinante dove sempre sta gente che non è ovvio che poi non capisci le potenzialità che offre in realtà questo tempo qua, dove si può fare un'azienda sparsa in tutto il mondo, si può viaggiare tranquillamente e vivere dove si vuole, e questo è una libertà enorme che talvolta dimentichiamo. Adesso da poco, esatto, l'anniversario della caduta del muro di Berlino, cioè questa libertà quelle persone là non ce l'avevano, per farti un esempio banale, no? Ok, ma anche semplicemente i nostri genitori non erano così liberi, ma perché magari non c'erano i soldi, oppure non c'erano gli strumenti per viaggiare o per lavorare così interconnessi. Adesso vorrei parlare del 5G, ma non facciamo in tempo, ne parliamo la prossima volta magari, perché a proposito di connessioni, cioè tutto questo ecosistema, esatto, esatto, in cui lavoriamo, in cui ormai viviamo, è possibile chiaramente anche a tutta l'infrastruttura di connessione che utilizziamo. Ne abbiamo parlato sull'X-Files, magari ne parliamo nel prossimo podcast, se no veramente vedi, apriamo una porta e si apre, ragazzi, tutto un mondo di cose di cui parlare. Esatto, esatto. Dai Paolo, vuoi dire qualcos'altro o ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata, che dici? Voglio finire con una cosa, con una task che avevamo aperto prima sul discorso appunto di questi nuovi servizi di pagamento digitale. Sì. Quando prima chiedevi che cosa mi spinge a me a usare quel servizio piuttosto che un altro, io credo che ogni azienda cercherà di sfruttare una specie di spinta gentile, potremmo chiamare, alla Thaler, sì, e cioè darti un incentivo. Ad esempio, durante il periodo degli acquisti, come può essere, ci stiamo avvicinando al periodo natalizio, magari ci sono le catene di elettronica, quelle italiane, che ad esempio ti scontano l'IVA se vai a comprare quel prodotto. Quello lì è una specie di, è una spinta gentile per farti spendere un po' di più. Una strategia di marketing. Okay. Queste aziende, Facebook ad esempio, con Facebook Pay, cosa potrebbe dire? Potrebbe dire: guarda, se tu spendi tot una tale cifra usando il mio servizio di pagamento digitale, puoi avere ad esempio un 3% di cashback, certo, su quello che spendi. Quindi io credo che, appunto, prima l'abbiamo chiamata la guerra
dei pagamenti digitali, perché secondo me tutte queste aziende, per accaparrarsi più clienti possibili, effettivamente dovranno dare degli incentivi. Ci sarà competizione, guarda, ci sarà una competizione assurda. Ma, questa storia del cashback lo fa American Express da una vita, no? È una delle tante strategie di marketing dove sinceramente queste grandi aziende sono anche abbastanza avanti, cioè avanti secoli luce rispetto alle banche, dove cazzo talvolta vedo le pubblicità che fanno le banche, cioè mi tocco perché sono veramente le cose più orribili. Ecco, noi il mutuo verde, la banca più arancione, che ma che cazzo è? Cioè, sono veramente cose orribili fatte da persone che non capiscono veramente niente. Questi colossi sicuramente, esatto, aumenteranno la competizione perché hanno ben altre competenze in materia di marketing, in materia di vendita, in materia di creare un brand, queste cose qua, insomma. Cashback, e aggiungo, non solo nel settore bancario, secondo me ci sarà una rivoluzione anche nel settore assicurativo. Ad esempio, vi faccio un esempio, con N26, io ad esempio ho il conto N26, con il conto quello che costa di più al mese, con l'N26, non per fare pubblicità, ma comunque ci sono tantissime carte, ma come può essere Curve, come può essere Revolut, certo. Stanno iniziando a offrire anche delle polizze assicurative. Assolutamente. Quindi attenzione, perché qui è tutto assicurazione e banche, chiaramente sono molto collegate tra di loro, certo. Una non può esistere senza l'altra, e quindi c'è tutto il sistema finanziario, tutto il settore finanziario, io credo che sì, nei prossimi 10 anni ne vedremo ti dico, delle belle. Ti dico la mia su questo e poi chiudiamo. Allora, decenni fa, questa maggior ragione in Italia, banche e assicurazioni, come anche le persone che ci lavoravano all'interno, erano viste come delle istituzioni, ma anche semplicemente perché in precedenza le banche erano pubbliche, ok? Sì. Cioè, quindi erano assolutamente di proprietà pubblica, e quindi erano delle istituzioni, ma nel vero senso della parola. Questo alone di essere un'istituzione, una roba lì messa lì solida, quei palazzoni, cioè gli interni, le poltrone in radio, eccetera, nella testa delle persone si è abbastanza conficcata. Cioè, il mondo non è più così. Cioè, la realtà oggi è che la banca, l'assicurazione, come dico sempre anche all'interno dei nostri prodotti, sono dei fornitori di prodotti finanziari. Se non c'è la banca più bella, la banca più figa, sono dei fornitori di prodotti, ok? Dicono di fare consulenza, anche non apro questo argomento perché sennò è un bagno di sangue che non finisce più. Sono dei fornitori di prodotti, punto e basta. Vanno messe una di fronte all'altra, ok? Una di fronte all'altra per essere confrontate con trasparenza, cioè nel senso devono fornirti le informazioni su ciò che ti stanno proponendo anche in materia di cose, in maniera trasparente. Questo non avviene, però ripeto, non apriamo questo discorso qua. Sicuramente le grandi del tech sono abituate a un livello di trasparenza sicuramente superiore, a un livello di assistenza al cliente sicuramente superiore, anche se non hanno questa aurea di grandizione, l'ufficio bancario, potranno sicuramente dire a loro in questo campo, tenendo anche presente che anche loro hanno più lungimiranza, non gli interessa, ripeto, aprire il conto a zero spese e queste minchiate qua, gli interessa prendere i dati per profilarci e venderci un sacco di roba e farci finire i soldi, però noi li freghiamo perché facciamo più soldi, cioè i nostri soldi in entrata vanno più veloce di quelli in uscita, che ci vogliono spingere. Esatto, e quindi è l'unica strategia, esatto. È l'unica strategia, esatto. Dai caro, per oggi questa prima puntata finiamo così, ok? Ci vediamo alla prossima puntata allora, Paolo, ok? Sì, alla prossima. Bene. Allora, ragazzi. Perfetto, ciao a tutti, grazie per essere stati con noi, alla prossima.